nello stand della OneTastic con Luca Saleri, amministratore dell'azienda, che ci presenta le ultime novità qui all'IBC di Amsterdam. All'IBC di Amsterdam abbiamo presentato la nuova serie di apparati di alta efficienza e abbiamo prodotto anche apparati di alta efficienza di bassa potenza, non solo per gli apparati di alta potenza. Quindi abbiamo ulteriormente diminuito le dimensioni degli apparati oltre ad aumentarne l'efficienza, quindi adesso stiamo presentando il nuovo trasmettitore in un'unità rack fino a 130 watt RMS e in due unità rack fino a 350 watt RMS, quindi apparati molto piccoli, sempre con le stesse caratteristiche e la stessa serie di opzioni dei precedenti, ovviamente in alta efficienza, quindi con un bassissimo consumo. Per quanto riguarda gli apparati di alta potenza e media potenza, comunque sempre superiore al 35%, per quanto riguarda gli apparati di bassa potenza, ovviamente leggermente ridotta l'efficienza a causa del consumo costante per quanto riguarda il raffreddamento, ma comunque con degli ottimi valori di risparmio energetico per quanto riguarda anche questa fascia di apparati. Sul consumo energetico e quindi sull'efficienza energetica esistono varie metodologie di misurazione, quindi di presentare poi questo dato che è abbastanza importante, ma purtroppo non è univoco per tutte le aziende. Come si fa a decidere, a decifrare questi dati che normalmente le aziende danno in termini di efficienza energetica? Diciamo che per quanto riguarda la misurazione e la definizione dell'efficienza energetica, teoricamente tutte le misurazioni dovrebbero essere uguali. Importante però è capire qual è il metodo che viene utilizzato, perché ad esempio ci sono delle metodologie come quelle dell'amplificatore Doherty che richiedono poi una canalizzazione dello stesso o comunque che sono in grado di trasmettere solo un certo gruppo di canali, e nel caso di variazione successiva della frequenza alla quale viene utilizzato il trasmettitore hanno la necessità di sostituire delle parti o di rifare delle tarature in laboratorio. Nel nostro caso invece stiamo proponendo tutta la nostra gamma di trasmettitori con una tecnologia completamente larga banda e che quindi dà la possibilità in qualunque momento di cambiare il proprio canale senza dover ricorrere a cambi di parti o a nuove tarature. Tutto questo ovviamente in maniera completamente automatica e completamente agile la gestione sia da locale che da remoto. Possiamo ricordare un attimo invece le sigle dei trasmettitori di cui parlavamo prima? Allora, la serie di trasmettitori in una unità è la serie OneDriver e in questo caso abbiamo apparati da 20, da 50 watt e in alta efficienza larga banda da 80 e 130 watt. Per quanto riguarda invece gli apparati da 300-350 watt abbiamo la serie OneCompact e qui abbiamo la versione in due unità con alimentatore singolo oppure anche la versione in tre unità con doppio alimentatore ridondante estraibile a caldo. Vogliamo concludere con che cosa? Abbiamo la nostra serie ormai collaudatissima di apparati multitastic che dà la possibilità di avere fino a 8 slot trasmittenti e quindi configurazioni fino a 7 più 1 o 6 più 2 con riserva automatica ovviamente, ricevitore, sì, satellitare. Abbiamo i 6 canali trasmittenti con due unità che vanno in di scorta attiva nel caso in cui uno dei due. Oppure 7 con una scorta sola a seconda la scelta del cliente. Ovviamente questo già include ricevitori satellitari, matrice satellitare, matrice ASI, matrici anche per quanto riguarda gli scambi dell'RF finale e quindi in un'unica unità, in un unico apparato da 4 unità abbiamo la possibilità di trasmettere fino a 7 canali a 15 watt di potenza RMS l'uno. La sigla di questa serie, scusami? Questa si chiama Multitastic. Abbiamo poi invece la serie One Power, che è quella invece degli apparati di alta potenza che vanno dagli 800 watt ai 3000 watt raffreddati ad aria. E in quel caso abbiamo apparati amplificatori da 3 unità per 800 watt di potenza RMS e sommando gli stessi arriviamo fino ai 3 kW di potenza. Con questo è tutto dallo stand della OneTastic, Luca Saleri e Antonio Franco dall'IBC di Amsterdam per millecanali.it.